Benvenuti o ben ritrovati a tutti amici del web, io sono Sig e sono contentissimo di annunciarvi questa nuova playlist che, se tutto va bene, diventerà un appuntamento fisso del lunedì. Ma di cosa si parlerà, mi domanderete voi? Beh, facile, come dice il titolo degli episodi di Beastars. Allora, iniziamo dal principio. Cos'è Beastars? È un manga relativamente recente, del 2016, scritto e illustrato da Paru Itagaki, uscito sul settimanale Weekly Shonen Champion e che fino ad ora conta 15 tankobon, e da cui è stato tratto un adattamento animato, quello di cui disquisiremo in questa rubrica. Solitamente non faccio queste cose, cioè parlare settimanalmente di ogni episodio che esce di un anime particolare. Ho fatto una cosa simile solo una volta con Goblin Slayer, ma di questo Beastars avevo davvero tantissimo hype, perché i pochissimi trailer che avevo visto mi avevano letteralmente stregato, quindi mi son detto, perché non portarlo sul canale? Bene, due parole al volo sul contesto, prima di addentrarci nel vivo dell'episodio 1. Si tratta di uno shonen ambientato in un mondo fantastico, ma civilizzato e progredito, in cui vivono degli animali dalle fattezze antropomorfe, sia carnivori che erbivori, e più nel dettaglio all'interno di una scuola, dove a quanto pare sembra esserci un delicatissimo equilibrio tra gli studenti delle due categorie, equilibrio che però verrà messo a dura prova. L'episodio parte subito col botto, con un flash forward in cui vediamo Legoshi, il giovane lupo protagonista, gettarsi a capofitto con gli occhi rossi da predatore affamato su una terrorizzatissima studentessa coniglio, ma proprio nel momento clou tutto si ferma per farci capire come si è arrivati a questa drammatica situazione, ritornando indietro al giorno prima. La scena passa quindi ad un inseguimento notturno. Uno studente alpaca di nome Tem fugge tra i corridoi della scuola con del sangue sui vestiti, inseguito da un carnivoro, di cui però noi scorgiamo solo il contorno confuso, il quale uccide il povero Tem una volta raggiunto. E la morte di Tem sarà proprio la triste disgrazia che darà il via alle danze, gettando la scuola nel panico più totale. Gli studenti erbivori infatti iniziano a dare la colpa a quelli carnivori, incrinando il già precario clima di convivenza, sospettando gli uni degli altri, mossi comprensibilmente dalla paura. Del resto i carnivori da sempre sono più in alto nella catena alimentare. Tuttavia Tem era anche membro del gruppo scolastico di teatro e la sua morte lascia lo spettacolo privo di una parte, così i vari studenti discutono sul da farsi, se continuare nonostante il tragico evento o sospendere tutto il progetto. Nel frattempo Legoshi si avvicina a Else, una capretta molto carina, e le consegna una lettera d'amore che Tem, segretamente innamorato di lei, non aveva mai avuto il coraggio di darle, rivelando un animo molto gentile a dispetto della sua natura di lupo. In effetti, come capiamo anche dalla scena seguente, Legoshi sembra essere un lupo decisamente strano, perché oltre a essere gentile è anche timido. Mentre porta dei fiori sul piccolo altare in ricordo dell'amico Tem, incontra un altro studente più grande, Luis, un cervo che oltre a essere la classica star della scuola, è anche colui che interpreta il ruolo principale dello spettacolo teatrale, nonché presidente del gruppo. Luis non va tanto per il sottile e ordina al lupo di seguirlo in una stanza deserta, dove gli chiede di aiutarlo a far imparare la parte del defunto Tem a un altro studente, Zoe, che però sembra non essere particolarmente talentuoso o sveglio. Così il cervo, sempre con fare molto arrogante, molto spocchioso, obbliga sia Legoshi che Zoe a venire a scuola quella sera per una sessione straordinaria di prove. E il compito di Legoshi, che è un semplice scenografo, sarà proprio quello di fare la guardia per evitare che qualche professore li scopra. Nello stesso tempo ci viene presentata anche la coniglietta Haru, ossia la vittima del fast forward iniziale, quella su cui Legoshi si è lanciato. È una ragazza solitaria, presa di mira dalle compagne di classe, che tutti tendono ad evitare e a isolare in quanto, tra virgolette, poco di buono, ma in realtà scopriamo che la colpa è tutta di un'altra ragazza che ha messo in giro cattiverie false su di lei. E dopo aver subito l'ennesimo scherzo di pessimo gusto, Haru si attarda nei bagni della scuola per pulirsi il vestito e mentre torna a casa ecco che incontra Legoshi intento a sorvegliare la porta del teatro. E appena lui avverte l'odore di lei, si risvegliano tutti i suoi istinti da predatore, istinti che chiaramente lui detesta e con un balzo la afferra. Così l'episodio si conclude con la stessa identica scena iniziale e per scoprire cosa succederà dovremo aspettare il prossimo, a meno che non abbiate letto il manga, ovviamente, cosa che io non ho fatto né farò.
Che dire, come primo episodio tanta roba, mi ha lasciato davvero un'ottima impressione. Dal momento che sapevo dai trailer che i protagonisti erano animali, ammetto che qualche perplessità ce l'avevo, soprattutto in ambito caratterizzazione e design, perché un conto è sfruttare gli animali per caratterizzare i personaggi umani, un conto è umanizzare dei personaggi animali, molto più complesso, ma adesso di perplessità non ne ho più. Sia Luis che Haru, che in questa puntata sono stati i personaggi con più focus, probabilmente perché saranno molto importanti in futuro, trasmettono un'umanità pazzesca nonostante siano animali. Cioè, appena Luis entra in scena, capisci subito che si tratta del classico ragazzo arrogante, abituato a ottenere sempre tutto, e non solo per le maniere che ha, proprio dai tratti del viso. Così come Haru, capisci subito che ha qualcosa che non va, che è malinconica e in qualche modo amareggiata, pur comunque mostrandosi forte e determinata. Ma la ciliegina sulla torta è senza dubbio Legoshi, ragazzi. Il suo aspetto da lupo contrasta tantissimo con il suo sguardo, che è il tipico sguardo di una persona sconsolata e triste. Poi tiene sempre la testa bassa, nonostante sia alto e slanciato, come quasi si vergognasse della fierezza che il suo animale, il lupo, incarna. Insomma, tutti aspetti molto azzeccati e molto validi in termini di design. Per quanto riguarda la storia, non posso ancora sbilanciarmi, chiaramente. Sospetto che almeno per una prima parte tutto ruoterà attorno all'indagine sulla morte di Tem, che da quanto abbiamo visto era amico di Legoshi. Probabilmente si formerà un gruppo improbabile di personaggi che si metterà sulle tracce del misterioso assassino, anche se forse mi interessa di più vedere come evolve il lato simbolico della storia, perché è evidente che le tematiche dietro alla trama in sé per sé siano più ampie e più profonde. Da un lato abbiamo un protagonista insoddisfatto che non accetta la sua natura da cacciatore, nonostante ce l'abbia nel sangue. Dall'altro abbiamo il problema della diversità, che si traduce in xenofobia nei confronti dei carnivori, i quali vengono subito visti come i cattivi, i malvagi della situazione, e tematiche così, essendo molto vaste, permettono di creare un'infinità di sfumature, se si usa bene la fantasia. Insomma, ragazzi, per adesso mi piace davvero molto, vedremo come proseguirà. Come ho detto, se tutto va bene, questa playlist sarà a cadenza settimanale, ogni lunedì uscirà un video sull'episodio passato e, ripeto, io non conosco il manga, quindi se l'avete già letto e sapete già un sacco di cose, vi pregherei di non fare spoiler, non tanto per me, perché so che qualche spoiler me lo beccherò inevitabilmente, finisce sempre così, quanto piuttosto per le altre persone che vogliono godersi l'anime. Perciò, dai, cerchiamo di non rovinare l'esperienza a chi vuole assaporarsela con calma. Ecco, precisato questo, scrivetemi le vostre impressioni sulla puntata qui sotto nei commenti, poi statemi bene e noi ci vediamo, come sempre, con i video normali che escono martedì, giovedì e domenica, mentre per Beastars ci rivedremo lunedì prossimo. Ciao a tutti!